Laudato sii mio Signore con tutte le tue creature, specialmente Messerlo Frate Sole, lo quale giorno allumini per lui. Ed ello è bello e radiante con grande splendore, da te altissimo porta significazione. Laudato sii mio Signore, per sola luna e le stelle in cielo l'hai formate chiarite, preziose e belle. Laudato sii mio Signore, per frate vento e per aere e nuvolo e sereno e ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sii mio Signore, per sola acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sii mio Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte ed è bello, giocondo, robustoso e forte. Laudato sii mio Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sii mio Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmità e tribolazioni. Beati quelli che sosterranno la pace, che da te altissimo saranno incoronati. Laudato sii mio Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare, guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che si troveranno nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicete il mio Signore, e ringraziate e servitelo con grande umiltà. E Francesco, per vincere il mondo, si fece spregevole e umile, si fece pargolo per meritarsi il regno dei cieli. Il mondo lo derise e lo chiamò pazzo, ma Papa Innocenzo ebbe fede in lui e gli consentì di portare agli uomini la sua fede nella mansuetudine e nella povertà. Ed ecco ora Francesco che ritorna da Roma verso Rivotorto insieme ai suoi compagni. La capanna però è occupata e vanno così a Santa Maria degli Angeli, da dove porteranno nel mondo la forza della loro mitezza e il loro dolce amore di pace. Io invece, se dovessi predicare al popolo, incomincerei la mia predica così. Sono venuto in mezzo a voi per comunicarvi un gran segreto che vi farà felici. Vi insegnerò come debba la creatura adoperarsi per trovare la vera pace. La gioia. La gioia, giusto appunto. Perché la gioia, come anche la pace, forma l'ardente desiderio del cuore umano. Io invece parlerei agli uomini della gloria. Non ha forse detto che vuol che troviamo in noi lo spirito del perfetto cavaliere? Ma egli voleva accennare l'ardor di caritate, col quale d'ora innanzi dovremo predicare al popolo la parola di Dio. L'ardore, fratello mio, balza da un cuore che è profondato in quella gioia a cui accennava poc'anzi fratello Pio. Io invece direi che nella vita il cristiano deve amare la lotta. È bello lottare, specie quando la lotta segue il possesso del bene sognato. Vuoi dire la lotta per la virtù? La gioia a cui accennai in principio è appunto quella del possesso che ha l'anima quando è riuscita a dominare le passioni che la turbavano tanto. Non ricordi? Noi tutti eravamo in perfetta calma. In quelle chiare notti di stelle, quando i sogni incantavano la nostra giovinezza. Poi il suo mutamento ruppe l'incanto che poteva farci del male. Adesso, dopo la benedizione di Messerlo Papa, dovremo far conoscere alla nostra contrada questa nuova divina realtà. La gioia che oggi possediamo, fratel Pietro, è l'effetto di questo lottare che la divina bontà ci ha ispirato di fare. Ma perché, o fratel Bernardo, non mostri nei tuoi dolci parlari in che modo le creature debbono operare per addivenire a santa pace dell'anima? Col seguitare Cristo Signore in povertà ed umilità, così come lui ha fatto. Ben venga la gioia! Consola la gloria! Per tutti chi è dolce per essa pugnare, ritrovino gli uomini la gioia di amare. Fratello, volevi bene? Aiutalo! Ma perché a te? Ehi, dico! Perché a te? Perché a te? Che cosa vuoi dire? Dico, perché, oh Francesco? Tutto il mondo viene a te dietro ed ogni persona desidera di vederti, udirti ed ubbidirti, tu che non sei né grande, né bello, né nobile. Perché Dio non ha trovato più umile creatura sopra la terra. Perché non ha veduto tra i peccatori niuno più vile di me.
perché si conosca che ogni virtù è bene da lui, non dalla creatura, e dal Signore sia gloria e gloria in eterno. Ed è per questo che anch'io ti seguo, Francesco. Che c'è? La nostra capanna è occupata. Vieni, un po' di cavalleria non ti farà male, vieni. Buonasera, fratello. Che c'è? Che volete? Fratello, dobbiamo dare un po' di ristoro ai nostri corpi. Intanto il somaro torna dentro. Poi penserò io a dare ristoro ai vostri corpi. Ma questa celletta la costruimmo noi con le nostre mani. Ma ora fa comodo a me. Cercheremo di aggiustarcela meglio. Faremo da buoni amici. Fuori! Ma non è carità. E nemmeno civiltà. Fuori! Fuori! Poche chiacchiere. Fuori! Vi farò vedere io se continuate ad importunarvi. Fuori! Ladroncelli vilissimi inopportuni! Ehi, dico a voi, muovetevi! Venite, venite, Masseo, Bernardo, Leone, pecorella del buon Dio, venite, venite. E adesso dove andiamo? So io dove andare. Che facciamo? Papà, prendi! Sembra che adesso il nostro cuore abbia motivo di rallegrarsi. È la prima volta in cui la provvidenza ci rende utili agli altri. D'aver abusato della vostra obbedienza. Bernardo, vieni. Io ti comando per santa obbedienza di fare tutto quello che ti domanderò. Io sono apparecchiato a fare la tua obbedienza e tu mi prometti di fare quello che io ti domanderò. Farò come tu desideri. Ordini, padre, quello che vuoi che io faccia. Io ti comando per santa obbedienza e per punire la mia presunzione, ora che io mi getterò a terra supina, tu mi pongo un piede sulla bocca e l'altro sul collo e così tu passi dall'uno all'altro lato per tre volte dicendo: giaci, villano, figliolo di Pietro Bernardone. Onde tanta superbia da imporre ai tuoi compagni una penitenza si dura. La gioia che tu leggi nei nostri volti è la più bella risposta che ti possa dare il Dio. Ora incominciamo davvero ad amare la nostra vocazione. Abbiamo veramente capito che seguendo te seguiamo il Dio. Grazie, figliolo. Grazie. Il Signore è buono, è sempre buono con me. La nostra via in te. Thank you.
di andare a predicare. Fratello, con questo lavoro ti avvicini sempre più a Dio. Se fai con le tue mani le cose più indispensabili, conosci fino in fondo la vita. In ogni pietra metti anche la tua coscienza, così ogni pietra ti farà più grande. Che bel regalo, chi ve l'ha dato? Che ne facciamo di questi cuculi? Ora ci occorrerà un branco di pecore. Come sono carini. Chi ve l'ha dato? Che bello. Dove li mettiamo? Ce l'ha dato un nostro benefattore. Mettiamoli sull'altare. Ecco, così sta bene. Finalmente abbiamo le nostre campane per radunarci a pregare. Voi non sapete che bella sorpresa c'è ancora. Abbiamo già finito la nostra casetta. Volete venire a vederla? Venite, figlioli, venite. Oh, quanto è carina! Ma come staremo tutti? Ma ti teniamo. Dove diventerai? Ma un vicino per me, ci sarà. Ecco, lo troverò. Vieni. E se quando non è la mia mondo, abitare a casa e Presto, copritelo. Ecco, sì, anche quest'altro. Ma che è successo? Ho dato la tunica a un povero che mi ha chiesto la limosina. Ma tu la tunica non devi darla. Ma non mi hai detto altre volte che bisogna soccorrere i poveri? Io ti comando per santa obbedienza di non dare più la tunica senza il mio permesso. Francesco, noi andiamo. Sì, andate. Padre mio, io vorrei che tu mi aiutassi a formare con questi miei figliuoli un popolo nuovo ed umile. Che questo nuovissimo tempo sia simile a quello che vide sulla terra l'umiltà del figlio tuo. Che gli uomini siano in pace con gli uomini. Nel nome del Signore andate sempre con umiltà ed onestà, pregando Dio nei vostri cuori, e non si facciano parole e cose vane. E ciascuno soccorra l'altro. Se vi capita di incontrare sulla strada qualcuno che ha bisogno di voi, lasciate da parte ogni altra cosa. Perché chi non darà pace sulla terra all'altro uomo, poco può sperare di avere un giorno ricompensa da Dio. Fratelli, guardatevi dal perdere l'ottimo tono del tempo. Né alcuno si mostri ozioso al cospetto degli altri uomini. Io voglio che i miei frati lavorino di onesto lavoro e nessuno sia di peso agli altri. E ignorante del Vangelo, impari dal vostro esempio. Fratelli, Ginepro non può venire con voi con questo abito. Vi preparerà una bella cenetta.
Obbedisco, padre. E noi gli porteremo un bel abito di seta di Provenza. Arrivederci, fratello mio. Ci vedremo stasera. Porteremo la gioia. Addio, faremo una bella passeggiatina a Parigi. Ti riporteremo il saluto dei poveri. Oh, Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove l'odio fa che io porti l'amore. Dove la discordia fa che io porti l'unione. Dove il dolore fa che porti la gioia, fa che porti la speranza, dove la disperazione. Oh Maestro, fa che io non mi preoccupi tanto di essere amato quanto di amare. E che tutti conoscano sopra la terra il segreto della tua pace, che è il frutto della giustizia e della carità fraterna. Cantate un poco più piano, più piano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Fratellini miei uccelli, voi potete lodare il Dio molto facilmente, perché avete libertà di volare e tutta la purità dell'aria per me. Adesso lasciate che possa lodarlo anch'io molto tranquillamente. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, così sia. Ma cosa vuoi, fratello? Quanto sei bello. Che cosa vuoi? Voglio parlare col capo. Parla con me, la stessa cosa. Voglio restare con Francesco. E di queste bue che cosa vuoi farne? Beh, lo voglio dare ai fratelli. Ma... Il nonno è impazzito, lui è un vecchio rimpiazzino. La vacca è nostra, non possiamo regalare una vacca. Siamo noi, non ne abbiamo bisogno. Di lui mi prendo cura io, andate. Sì, tenete dritte. Vedi, qui siamo insieme a Gesù Cristo. Insieme a Gesù Cristo. C'è anche la Madonna. Anche la Madonna. Ma tu sai pregare? La Vo Maria. Guarda com'è bello. Oh, com'è bello. Ti piace? Come? Ti verremo sempre a pregare. A pregare, sempre. Ti piacciono? Come? Sono belli. La lampada si è spenta. Beh, l'accenderemo dopo. Ma che fai? È bello l'olio. Allora preghiamo. Sì. Ave Maria, grazia Maria, plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fruntus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Amen. Padre, Figlio, Spirito, Santo, sia. Senti che bella pace intorno a noi. Oh, che bella pace intorno a noi. E questa è la nostra casetta dove dormiremo. Ci sta così bene. Bene. Oh, il papo si è smorzato. Ah. Ginepro, Ginepro! Oh, il fuoco. Oh, com'è bello il fuoco! Ma che succede? Ma che fai? Ma perché sei stata avara con frate fuoco? Io lo amo perché è bello, iocundo, robustoso e forte. Sia lode a Dio per frate sole di giorno e per frate fuoco di notte. Ma padre, il fuoco può farti del male. E tu perché vuoi fare del male a frate fuoco? Non viene? Ma padre, lascia fare a me. Ma no, no, lascia, lascia. Ma com'è che gli altri ancora a quest'ora non tornano? Non lo so, abbi pazienza, torneranno. Torneranno. Thank you.
Mi voglio fare come Francesco. Ma tu hai moglie e figli. Oh. Ma perché li hai lasciati? Ti hanno fatto qualcosa di male? No, non voglio fare come Francesco. Ma tu stando in mezzo a noi dovrai lavorare più di prima. Sì, sì, voglio lavorare. I tuoi parenti dovranno essere come morti. Morti. E stare in mezzo agli umili per predicare, lavorare. Predicare, lavorare, dire tutto cosa. Ma, di, non ti è sembrato duro lasciare i tuoi familiari? Tutto. Ma che cosa vuoi da Francesco? Ma voglio fare tanto come Francesco. Ma sono io Francesco. Oh, Francesco! Eccoli, giungono! Andiamo. Andiamo, andiamo. Ecco come tornano dopo una giornata di lavoro coloro che saranno i tuoi fratelli. E chi è questo, caro vecchio? Un nostro nuovo fratello. Quanta grazia del buon Dio! Come no? Prendi, Ginepro, prendi. Ecco. Sorella Chiara ci ha consegnato questo abito per Fra Ginepro e poiché non ti vede da molto tempo desidera una volta pranzare con te. Vuoi tu accontentarla? Pare a voi che io debba accontentarla. Sì, padre. Allora dite a sorella Chiara che la attendiamo qui. Prendi Ginepro. Dio non abbandona mai chi lo serve. Perché sei così triste? Siamo dei grandi peccatori. Il Signore non ha voluto darci la consolazione di ricevere l'elemosina. Non aver paura. Non mancherà mai nulla a chi fa il proprio dovere. La roba che hanno portato i nostri fratelli è di tutti. Ecco, abbiamo un nuovo fratello. E come si chiama? Giovanni. Giovanni si chiama. Signore, e noi credevamo di non aver niente da preparare per sorella Chiara. Raccogliene molti adesso. Volete che vi aiuti? Sì, padre. Presto, presto. Facciamo un bel tappeto. Sentite che odore hanno. Bravi figlioli. Prepariamo una casa degna di una fanciulla consacrata a Dio. Presto. Su, tagliatevi la barba. Andiamo. Ehi voi, portate le ciotole. Subito. E tu non vai? Padre, non è necessario per me. A me. Adesso facciamo una bella pulizia. A me. Ai, fai male. A me. Fa piano, fa piano. Ai, fai male, fai a piano. Faccia bene. Arriva sorella Chiara. Come? Sorella Chiara. Arriva. Ma tu che dici? Arriva sorella Chiara. Arriva sorella Chiara.
Sorella Chiara si è consacrata a Dio. Bello, sorello Chiara. Ave, signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio, Maria. Ave, signora Santa, Regina Santissima. Tu fosti eletta ad essere vergine dal Santissimo Padre Celeste, il quale ti consacrò col suo figlio diletto per lo Spirito Santo Paraclito. Ave, signora Santa, Regina Santissima. In te ogni pienezza di grazia e di virtù. Ave, suo tabernacolo, ave, suo vestimento. Ave, figlia d'ancella dell'Altissimo Padre Celeste e madre del diletto Signor nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo. Ave, signora Santa, Regina Santissima, madre di Dio Maria. Ci ho pigliato lo mantello mio. Taci, c'è Fra Ginepro che sta in ignuto. Ci ho pigliato lo mantello mio. Ci ho pigliato lo mantello mio. Lo mantello. Con San Michele Arcangelo e con tutte le virtù dei cieli e tutti i santi, il tuo diletto Signor nostro Gesù Cristo, che con lo stesso Padre vive e regna nei secoli dei secoli, così sia. Ave, Signora Santa, Regina Santissima. Amate a lui! Ma che hai combinato? Francesco non ti aveva ordinato di non dare più via il mantello? Sì, è vero, ma oggi ho incontrato un povero che mi chiedeva la limosina per amore di Dio. Io avevo questa ricotta, ma non gliela potevo dare. Allora gli ho detto, io non ho che ti possa dare se non la tonaca, ma ho dal padre mio per l'obbedienza che io non la posso dare ad alcuno. Però se tu me la cavi di dosso, io non ti contraddisco. E non ho detto a solo. Andiamo. Dillo, mangiello mio! Oh, mangiello mio! Ma fica di fare, vedi che stavi chiuso, hanno coperto sulle spalle, sulle spalle! Oh, Benedico! 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 Portatelo al fratello tuo. No, andate da aiutare voi. Andiamo. Questa notte sono stato ancora visitato dal demone, ma il demonio è andato via scornato, perché io ho un mezzo molto semplice per scacciarlo. Quando sento che egli si avvicina e vuole entrare in me, io subito corro e serro l'uscio del mio cuore e dentro mi rinchiudo in sante meditazioni, cosicché quando egli picchia all'uscio, io dentro gli rispondo. Resta fuori, cattivaccio, perché l'albergo è già occupato e qui dentro non può entrare più gente. Così il demonio sconfitto parte non solo da me, ma da tutta la contrada.
la gente di Assisi vide l'orizzonte rosso di fuoco. Corsero a Santa Maria degli Angeli, credendo che fosse un incendio. Il cielo era ardente per le parole infiammate d'amor di Dio, di Chiara e Francesco. Tocca rimanere sempre a casa. Ah, ma c'è la mano! Oggi poi abbiamo frate Amazzalbene, che per i suoi digiuni è molto debole. Gli ho preparato questa mirtilla. Gli farà bene. Bello! Senti un po', non ti pare aromatica? Ma senza credere che riuscirà a mangiarla. Dai, mo' gliela porto. Fratello, ti ho preparato una vivanda che farebbe risuscitare i morti. Grazie, fratello. Sì, capisco, ma nelle tue condizioni non devi digiunare. Se il nostro padre Francesco fosse qui presente, ti ordinerebbe di mangiarla per sant'ubbidienza, no? Non è, fratello. Per la mortificazione che io non mangio. Ma non è vero, lo sappiamo tutti che tu digiuni tanto. Eppure so io che cosa ti gioverebbe, una bella coscetta di pollo bollita, oppure una trota di fiume con un paio di salsicce arrosolate, un vino fresco e un po' di ricotta. Ma allora che desideri? Posso farti alcun altro servizio? Quale sarebbe la grande consolazione se mi portassi un pieduccio di maiale? Lascia fare a me che la farai immandirente. Non l'ha voluto mangiare, ma mi ha espresso il desiderio di avere un peduccio di porco. Otro! Se con l'aiuto di Dio trovassi un maiale che mi offrisse un suo peduccio. Otro! Dammi il coltello. Ma come nome di Dio? Speriamo in Dio. Belli miei porcellini, il Signore vi ha mandati subito sulla mia strada per potermi darmi aiuto. Ascoltate, ascoltate. Fratello mio porco, ti prego, ascoltami. Tu che sei il più bello di tutti, vuoi accontentare col tuo peduccio succolento il desiderio del mio fratello infermo? Or dunque vieni, che io te lo taglierò senza alcun dolore. Il Signore ci aiuterà nella bisogna. Ascolta, fratellino mio, pensa quante poche occasioni abbiamo di fare il bene. Porcellino Dio, potremmo fare con questo peluccio. Hai visto? L'ho trovato! Che faccio l'ha trovato! Senti, senti, ringrazia anche gli signori. Grazie il signore! Amalgia bene, bene. Non trovi il peluccio. Bene. Che c'è, Regina? Niente, niente. Oh, che bella odora! Dai gli occhi! Gli altri!
L'avete tagliato voi o zampetto al parco mio, eh? Che vuoi fare, questo voi lo chiamate a dire bene. Era questo davanti a spaccato la testa. Fratello, ma che è successo? Uno dei tuoi frati ha tagliato il zampetto al porco mio. Ti chiedo scusa, ma dimmi, l'hai visto tu questo frate? Se l'avessi visto, le avrei spaccato la testa. Ma chi l'ha messo? So io chi è stato. Ne hai fatta un'altra delle tue. E tu sei il frate semplice. Non esagerare, ho fatto del bene. Dimmi, Ginevro, perché hai combinato un così grande scandalo? Ma no, padre mio, io e il frate Porco abbiamo fatto del bene. Anche lui era contento. Non è vero, Giovanni, che era contento? Bene, bene, bene. Io ti comando per santa obbedienza che tu corra subito dietro a quell'uomo chiedendogli penitenza, promettendo di dargli soddisfazione così che egli non abbia più a lamentarsi di noi. Vado in mandinello. Non lesinare la tua penitenza. Ne avremmo bisogno di una selva di questi. Oh, sarebbe bello. La selva, tutto per Dio. Ascoltami, ascoltami. Senti, pur anche tu, frate Porcaro, essere lì dove dovresti insieme a frate Porco. Perché sei udita vedere la preghiera del mio fratello infermo. O Gaudio, ti prego, ascoltami. Soccorrere un fratello infermo. Ma non sei felice, non sei felice. Thank you.
Ho un'idea. Sì. Adesso che abbiamo tanta roba, vogliamo cucinare tutti insieme? Sì, no. Così durerà per 15 giorni. Giorno. O anche di più. Oh. E così dopo andremo anche noi alla predicazione. Non ti pare? Oh. Spero che anche Francesco sarà contento. Grande. E anche i poveri. Come? Ma dove troveremo un recipiente per metterci tanta roba? Con tanta roba, devo curare. Una bella idea la tua. Ma vai là e lo trovo. Adesso vado e lo troverò senz'altro. Va bene. Con l'aiuto di Dio. Io non vedo Francesco. Al cervello, dentro ci sono galline che vi renderanno umido il corpo, poi senza preoccuparsi più né di pranzo né di cena ce ne andremo tutti a predicare. Francesco! Senti Ginevra, vieni. Ti do il permesso di andare a predicare, però ti do l'obbedienza di cominciare così le tue prediche. Bo, 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 molto dico e poco fo. Poiché è più utile predicare con l'esempio che con le parole. Francesco, Francesco. Thank you.
bambina. Non mi va di scendere. Va dall'altra parte. Dove hai preso questo arnese? L'hanno lasciato i soldati Nicolai. Ma chi è questo Nicolai? Il tiranno Castiglia Viterbo. E da quanto tempo? 3 mesi. E sono ancora là? Sì. Questa è una buona occasione. Vado in mantinetta. Ragazzina, vieni. Addio e divertitevi. Scommetto che lui non è capace di riempire il bicchiere. Ma sì, io dico di sì. Orbene, randellategli il capo, indi uccidetelo. Basta, lasciatemi provare. Servo, che mi avete combinato con questa maledetta armatura che mi sta fiaccando il collo? Figli di cane! Tirate giù, Fidel!
lascia fare a me. Cosa vuoi fare tu? L'altra volta invece di tagliargli la testa l'hai quasi scotata. Adesso ti farò vedere io. Aspetta, ma che lo vuoi ammazzare così senza chiamare un sacerdote della sua gente? Giusto, giusto, chiamiamolo. Chi lo va a chiamare? Io. Chiama quello che viene dietro a seppellirci i morti, fa presto. Ma no, cosa importa un sacerdote? Tanto dopo dovrà morire lo stesso. Offritegli del vino. Fate un po' di musica, vedrete, riuscirà a morire ugualmente. Che bel topolino, così piccolo voleva ammazzare il nostro padrone. Lasciatemi solo. Figliuolo, io sono qui per darti il conforto della nostra religione. Nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo. Amen. Dimmi, chi sei? Un peccatore. E che peccati hai da confessare? E molti, molti. E da dove vieni? Da Assisi. E ti chiami? Mi chiamo Ginepro. Perché? Sei forse tu quel Ginepro, compagno di quel tal Francesco, che è buono come una madre. E mite come un'agnella. Ascoltatemi, in nome di Dio! Io questo lo conosco, è amico di tutti. Adesso vado io da Nicola. Si sta compiendo un disfatto, si sta uccidendo un innocente. Ma che dici? Che vuoi tu? Lippio, tirami sulla celata. Alzatemi! Aprite! Quale innocente? L'uomo che poco fa hai condannato. Quel verme voleva attentare alla mia vita. Lippio, portali quegli arnesi. Ma no, questi sono arnesi da lavoro. Con questa accendo il fuoco, con la lesina si aggiusta e santa. Ma io ho ricevuto una spiata che da Viterbo il sicario sarebbe venuto nelle vesti di un mendicante e lo avrei riconosciuto da tali arnici. Ma questa è una cospirazione diabolica. No, no, io lo conosco. È il seguace di un povero uomo, amico della chiesa, di un tal Francesco, figlio di un ricco. Ha dato tutto ai poveri e vive in un bosco con alcuni compagni, libero come un uccelletto. Molta gente lo segue perché dice di amare anche gli umili. Chi disprezza il mondo ha il cuore pieno di odio, ergo è un essere velenoso. Nego il tuo asserto e distingo. Dice anche Aristotele, non è vero, che chi disprezza il mondo lo fa per sottrarsi al dolore, ergo... Lo conosco anch'io il mondo e so che questi poveri fanno sempre così. Predicano la povertà, poi rubano e scannano. No, no. Ho sentito dire che rifiutano tutto e che sarebbero incapaci di fare male ad alcuno. Ergo, riportatelo qui. Voglio interrogarlo io! Dimmi, chi sei tu? Io sono un grandissimo peccatore. Toglietemi l'elmo. Lippio, dove sei? Senti! È vero che vuoi tradirci e consegnarci ai viterbesi? Io sono Massimo Traditore e indegno di ogni bene. Ma tu volevi uccidere proprio me, Nicolaio, con quella legge e incendiare il campo. Io? Ma io? Sono un grandissimo peccatore. Troppo maggiori cose e più grandi farei se Dio non mi proteggesse.
E questo è Ginepro. Che sarà mai, Francesco? Vedi quanta verità c'è in queste parole. Davanti a Dio siamo sempre più colpevoli di quanto altri possa dirci. Prima, perché siamo per nulla riconoscenti a Dio. Poi, perché poco o nulla amiamo i nostri simili. E più vili e colpevoli saremmo se Dio misericordioso non ci assistesse. Non conosco questo linguaggio. E manco io! Subito! Ma Nicolaio! Sbattene tu! Portatelo alla mia tenda! Tutto!
Leone, fratello mio, pecorella del buon Dio, anche se fossimo capaci di rendere la vista ai ciechi e raddrizzare gli attratti, cacciare i demoni, rendere l'udito ai sordi e il parlare ai muti, resuscitare il morto di 4D, annota che non è in ciò perfetta Letizia. È morto. Hai visto, fratello? Voleva prendere il mio oro, ma io l'ho castigato duramente. Fratello, ma cosa hai fatto? Vale forse un po' d'oro la vita di un uomo. Tieni, prendi quest'obolo. Qui è scatto in pace. Amen. Frate Leone, pecorella del buon Dio, anche se fossimo capaci di parlare la lingua degli angeli e conoscessimo i segreti delle coscienze, annota che non sta in ciò perfetta Letizia. Oh Leone, anche se fossimo capaci di rivelare le cose future e conoscessimo i segreti della natura, annota che non sta in ciò perfetta Letizia. Oh frate Leone, anche se fossimo capaci di convertire tutti gli infedeli alla fede di Cristo, annota che non sta in ciò perfetta Letizia. Ti prego, padre mio, dov'è la perfetta Letizia? Oh, ecco una casa. Andiamo a vedere se c'è gente che vuole dare con noi Gesù Cristo. Dio, nella sua misericordia, certamente vorrà indicarci dove è perfetta Letizia. Carità, fratello. Siamo dei poveri frati che vanno in giro per amore delle anime. Ascoltaci, fratello. Ti daremo modo di servire Gesù Cristo. Servi con noi Gesù Cristo. Servi con noi Gesù Cristo. Servi con noi Gesù Cristo. Perché non vuoi servire con noi Gesù Cristo? Servi con noi Gesù Cristo. Ho detto ad andarvene, bricconi! Non disturbate la gente! Fratello, facci la carità! Fratello, ascolta, ci servi con noi Gesù Cristo? Servi con noi Gesù Cristo! Lo servo io, fratello, Gesù Cristo! Fuori di qui! Ladri, gagliotti, marioni, farabutti! Fuori! No! Anche qui! Ma perché? Fuori! Ci tratti così, sei il nostro Dio! Adesso da giusto io! Fuori! Fuori! Fuori dai piedi! Fuori! Fuori! Manicolti, cagliotti! Dai un fare! Ecco la mia carità! Voglio essere generosi, arrabbellate e darvene quante più posso! Nodo a nodo! Ogni nodo del mio bastone nacchierò! Prendi anche a te che ne usi di meno! Prendi! Tieni! E a te pensa la tua! E se ne volete ancora, tornate a disturbare la gente che se ne sta in pace a casa sua! Oh, frate Leone, pecorella del buon Dio, ora che abbiamo sostenuto tutte queste cose per amore di Cristo benedetto, annota che in ciò sta perfetta Letizia. Perché sopra tutte le grazie che Cristo concede ai suoi servi, sta la grazia di vincere se medesimi e sostenere ogni villania e tribolazione per amor suo. Perché solo in questo è perfetta Letizia. Thank you.
Francesco! Stanno venendo, Francesco! Eccoli, Francesco! Eccoli, Francesco! Stanno arrivando! Eccoli! Abbiamo trovato poca gente, nessuno ha voluto accettare la nostra limosina. Dicono che siamo poveri. Venite, venite, noi partiamo e vi lasciamo in consegna il nostro... Ecco, padre, quattro bei ragazzi. Su, porteli su, porteli. Ecco, andiamo a vedere la capellina. 84 anni. Perché sono 1085. Auguri. Su, su, venite. Uno tre d'olio, del pane e delle noci. Sono povere cose, ve le lasciamo. Voi però abbiate cura della nostra cappellina, perché noi andiamo nel mondo a predicare, è vero? Non posso venire, non vengo. E perché non puoi venire? Non posso venire col mantello. Già, hai ragione. Un apostolo non ha né mantello né scarpe. Allora, più del necessario. Bravo, allora, bravo. Le diamo ai poveri? Sì, ai poveri. Il mantello e le scarpe. Ai poveri. Sei contento? Sì. Ci vorrebbe un cappuccio. Vado in mandinenda. Signore vi benedica tutti. Signore vi benedica.
dico tutto, vado a pena, vado a pena. Fratelli, fratelli, io sono rimasto senza niente. Anch'io, anch'io. 15 figli sulle spalle. Calma, calma. Buoni per amore di Dio, fratelli. Oh, padre Silvestro, tu che sei sacerdote, dacci la benedizione in nome di Dio. Salvo Signore e i tuoi servi. Mandaci, Signore, l'aiuto dall'alto. Proteggici dal Signore. Mostrati a noi forme di salvezza. Come i mostraci, Signore, le tue vie. Intendici il tuo cammino. Che i nostri passi siano diversi. Ma tu sei il tuo comandamento. Addio, sorella, che Dio vi benedica. Pace bene. Pace bene, fratello. Addio. Pace bene. Pace bene. Pace bene. Giovanna. Siamo giunti, figliolo, è arrivata l'ora di separarci. Da questo momento ognuno andrà solo per il mondo a predicare. Padre, per quale via dobbiamo noi andare? Per quella che ci indicherà il Signore. E come faremo a conoscere la volontà del Signore? Io vi comando, per santa obbedienza, che voi vi aggiriate nel luogo dove tenete i piedi, come fanno i fanciulli per gioco, e che non restiate a rivolgervi su voi stessi finché non vi girerà la testa. Sarezzo. E tu, Elia? In verso Pisa. E tu, Ruffino? In verso Spoleto. E tu, Egidio? In verso Polino. E tu, Giovanni, in verso dove sei caduto? Oh, in verso là dove c'è quel pinguello che sta bello sull'altare. E tu seguirai quel pinguello che è certamente la via che ti ha indicato il Signore. Orsù, figli miei, spargetevi per il mondo e predicate la pace.